5 stop di fila, 14 gol subiti e solamente 3 quelli realizzati, ultimo posto in classifica col solo pareggio all'esordio col Chievo Verona, ad aver smosso una graduatoria che definire deficitaria è poco. Per il Pescara il momento è delicatissimo, la sconfitta della Via del Mare di Lecce di lunedì sera, anche preventivabile ci mancherebbe, ma di certo il 3-1 in terra salentina ha acuito ulteriormente una crisi di risultati che si intreccia con quella che riguarda i rapporti nello spogliatoio. L'ultimo gradino della classifica è lì a certificare che da adesso in avanti per il Delfino ci sarà da compiere una rimonta verso zone più tranquille, ma è altrettanto vero che domenica l'impegno interno col Cittadella è scomodo, altro che. Soprattutto perché i Granata Veneti hanno ritrovato, oltre che il tecnico venturato, anche Daniele Donnarumma. L'allenatore è tornato a condurre regolarmente le sedute di preparazione. Sia lui che l'esterno ex Monopoli sono risultati negativi agli ultimi test molecolari dopo quelli antigenici di lunedì, che avevano dato esito altrettanto negativo. La gara dell'Adriatico Cornacchia potrebbe risultare decisiva sulla sponda biancazzurra per i destini del tecnico Massimo Oddo. Preoccupa il cammino deficitario nel campionato. Se non è l'ultima spiaggia, dunque poco ci manca. Anche considerando che poi il torneo di Serie B, come quello di A, osserverà la sosta per gli impegni delle nazionali, sia quella maggiore che quelle minori, prima della trasferta del Mazza di Ferrara sabato 21 novembre contro la SPAL. Il Pescara deve dare segnali quantomeno di credere nella rincorsa e non nella sensazione di impotenza che spesso si è vista in queste prime sei uscite. Le situazioni legate ad Asensio, che domenica dovrebbe essere davvero a disposizione dopo aver sfiorato la convocazione in Puglia, e quelle di Valdifiori e Galano, assenti invece per motivazioni differenti, vanno monitorate. Un pareggio servirebbe a poco, occorre un successo a tutti i costi contro una bestia nera per il Pescara. Il Cittadella è squadra che il Delfino non batte dalla stagione 2013-2014 e in casa addirittura da quella 2011-2012 con il gol vittoria di Marco Sansovini. In totale su 16 incontri 5 successi abruzzesi, ben 8 quelli veneti con 3 pareggi, l'ultimo dei quali proprio allo stadio Adriatico Cornacchia il 7 febbraio 2015. Vantaggio ospite firmato Stanco, pareggio nel finale di Bjarnason. Insomma, rilanciarsi sfatando anche uno dei più grandi tabù della storia recente del calcio biancoazzurro, più che una necessità quasi un dovere, per non restare in apnea ancora per troppo tempo.